Teatro Minimo è la compagnia che con Michele Sinise abbiamo fondato e della quale adesso fanno parte stabilmente anche Antonella Paveo e Vittorio Continelli, e alla quale poi si aggiungono tutti gli altri che lavorano sui singoli progetti. È stato Teatro Minimo proprio la follia totale, perché quando ci siamo incontrati io e Michele in un laboratorio sul Macbeth ad Andrea nel 2001, io stavo lavorando su questo testo, era proprio quello il periodo, e Michele aveva già lavorato a Roma per altre cose, io avevo lavorato anch'io a Roma per altre cose, e però in entrambi noi due stava nascendo il desiderio di lasciare questa modalità che era quella imperante, no? Tutti quanti si andava a Roma per sperare che qualcuno ti scoprisse, come quando si faceva con gli osservatori nel campo di calcio. Per rompere questo meccanismo ci venne in mente di partecipare ad un finanziamento di quell'epoca, finanziavano il 60% di un'idea progettuale. Facciamo questa cosa qua, è venuto fuori Teatro Minimo Mobile, fu la prima cosa, Michele Sinisi comprò un furgone e fece tutto questo progetto, e da quel momento in avanti lui aveva uno spettacolo che si chiamava Otello, che già faceva da solo. Io avevo nel frattempo debuttato con questo spettacolo che faccio stasera, e decidemmo che bastava con la parentesi romana e che invece valeva la pena tornare giù e scommettere lì su quel territorio che nel 2001, ti garantisco, era veramente veramente tosto. Però insomma, con determinazione e testardaggine siamo riusciti a continuare a stare là, che già era un grande risultato non scontato. E poi pian piano a costruire tutto quello che fino ad ora abbiamo costruito. Adesso abbiamo appena finito di gestire il secondo progetto di residenza con il Teatro Pubblico Pugliese, con il Comune di Andria. Abbiamo vinto un altro progetto sempre dalla Regione Puglia con Bollenti Spiriti per la costituzione definitiva della compagnia civica. Siamo in attesa che esca il nuovo bando di residenza, quindi gestiamo anche un teatro, siamo nella co-gestione artistica del Festival Internazionale Castel dei Mondi. Insomma, la struttura si è radicata bene sul territorio, anche perché noi partiamo sempre dal presupposto che bisogna appartenere a qualcosa per poter avere un linguaggio che sia proprio. E quindi noi, radicando profondamente l'attività di produzione in Puglia, crediamo di poter, così facendo, ottenere uno sguardo sulle cose che necessariamente diventa diverso.